Ariedo Braida, dirigente calcistico di fama internazionale, ospite del Sondrio Calcio. Tra i fautori del grande Milan, dove è stato fino al 2012 per passare nella dirigenza del Barcellona, Braida ha raccolto l'invito dell'amico Oriano Mostacchi, presidente dei Biancoblu, raggiungendo il capoluogo valtellinese, dove ha incontrato anche la stampa locale. Con l'occasione ha commentato il lavoro della squadra che milita in Serie D tra non poche difficoltà. Per fare le cose in queste realtà dilettantistiche bisogna avere tanta passione e poi devo dire che qui la passione non manca. Tenere una squadra di questo tipo comporta uno sforzo, penso, economico-finanziario notevole. A proposito del Sondrio Calcio, di quella che è la realtà del Sondrio Calcio, gioca invece bene su quello che è il vivaio, i giovani, il futuro? No, il vivaio è fondamentale, indispensabile, bisogna puntare sul vivaio e poi a volte le cose nel calcio cambiano in fretta, adesso le cose non vanno benissimo, ma io penso che con un pizzico di fortuna, con tanto lavoro e con tanta passione ci si può riprendere benissimo, perché il calcio a volte sembra di no, ma i miracoli esistono, nel senso che una squadra a volte sembra spacciata, poi alla fin fine ce la fa a salvarsi alla grande, e questo glielo auguro con tutto il cuore al Sondrio. Un'amicizia che dura da anni e che spesso porta Braida in incognito tra le nostre montagne. Una bella occasione per scambiare quattro chiacchiere e gustare un piatto di pizzoccheri e qualche fetta di bresaola insieme, spiega il presidente del Sondrio Calcio, che raccoglie i complimenti di Braida sul grande lavoro fatto dalla società. Quando ci si mette passione e cuore si coinvolgono gli amici che ci sono presenti questa sera e tutti si danno da fare per aiutare a trovare queste risorse, queste energie. È chiaro che più il tempo passa, più la crisi persiste, diventa sempre più difficile trovare queste risorse, però noi cerchiamo di comunque di andare avanti con serietà facendo quello che possiamo. Un campionato difficile alle spalle, però un vivaio molto vivace e molto forte. Sì, campionato difficilissimo dove abbiamo anche delle colpe, sicuramente ci abbiamo messo qualcosa del nostro per essere così indietro, anche se sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile perché il livello si è alzato molto, ormai questa è una Serie C di qualche anno fa. Cercheremo con tutte le nostre forze, le nostre energie di tirarci fuori da questo brutto momento, sperando di riuscire entro la fine dell'anno a salvare la categoria. Campus estivi del Barcellona in Valtellina, magari a Livigno, una collaborazione con il Milan, tante le ipotesi sul futuro fatte durante l'incontro che per quanto riguarda il presente ha chiarito, se ce n'era bisogno, due cose. Per quanto riguarda la prima squadra, la parola d'ordine è lavorare, mentre per la società è non mollare e puntare sempre sul vivaio.